Salve, Padre Enzo, siamo qui con te, grazie per esserci. La prima domanda, si parla di ferite in Francesco, la ferita che ha avuto dalla relazione con il padre. Ma intanto credo che dobbiamo dirci subito che Francesco è un uomo sveglio. C'è una differenza di nomi, ci sono i nomi che sanno di Narciso e sono quelli, direi, intonditi, dal profumo di se stessi o di quello che rincorrono. Ma c'è anche invece il nome di chi è franco, sveglio, Francesco appunto. E questo permette, di affrontare e di guardare bene la vita, di guardare anche le ferite che Francesco stesso vivrà. La prima è quella del padre, appunto, una ferita, forse una delle più profonde. E Francesco non si lascia determinare dalle scelte del padre, questo è importantissimo, ma nel suo assoluto annullarsi sceglie l'assoluto di Dio. E è qui la partita vera che gioca Francesco. Tra le ferite c'è anche la ferita che subisce dai fratelli e nonostante questa ferita lui sceglie la fraternità, sceglie di stare con i fratelli. Per la tua esperienza e per ciò che ci racconta Francesco, com'è possibile scegliere così? Francesco d'Assisi, proprio partendo dalla consapevolezza di quella prima ferita che porta ad avere al centro la paternità, fa esplodere dalla sua vita, quasi inventandola, una parola, la fraternità o la parola fratello, che nella Chiesa del 200 era completamente assente, esisteva solamente il padrone e il suddito. Ecco qui il sogno di Francesco, di una fraternità, e qui si consuma uno dei peccati più grandi, la ferita della fraternità, e quasi il tradimento è a Francesco. E il tradimento Dante lo pone nell'ultimo anfratto dell'inferno, che è, direi, l'immagine del ghiaccio. L'inferno di Dante non è il fuoco, è il ghiaccio, cioè è la capacità o l'incapacità di amare. Infatti, chi non ama è freddo. Ecco, Francesco, nonostante questo tradimento, continua a sprigionare amore, e questo è interessantissimo. Francesco viene fatto fuori, viene messo da parte, e Francesco si fa da parte, per dare sempre spazio all'altro, anche a chi lo tradisce. Ecco, io credo che ci troviamo nel cuore di un sogno che non si lascia abbattere da niente, e forse sta qui, la perennità del messaggio francescano. Grazie, continuate a seguirci sui social e se potete vi aspettiamo in piazza fino a domenica 29.